andata? Sì, è andata. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Questa è la presentazione della lista candidati del nuovo Movimento Popolo della Famiglia, che dopo aver preso in questi 13 giorni della settimana passata 43.534 firme, solo tre movimenti sono riusciti a farlo in tutta Italia, ci siamo collocati in una stessa collegi e quindi adesso ci stiamo presentando per le prossime politiche. Posso proprio dire con orgoglio e con gioia che a Cosenza è proprio c'è stata la scintilla del Popolo della Famiglia in Calabria, perché è stato fondato il primo circolo. Grazie alla volontà, alla partecipazione di giovani, tra l'altro quindi abbiamo molti giovani per un movimento giovane. Voglio prima di tutto dire i nomi di tutti i candidati della Calabria e poi da qui in avanti vi spiegherò che cosa fa il movimento, perché è nato e quando è nato. Al Senato plurinominale ci sono io, Angela Ciconte, Orazio Stefano Giovanni Filippelli, Giovanna Arminio, Maurizio Rovella. All'uninominale Carmine Gioia, Susanne Volpe in testa, di nuovo Angela Ciconte, Orazio Stefano Giovanni Filippelli. Camera Calabria 1, al plurinominale Alessandro Iorio, Maria Grazia Forlino, Angelo Grimaldi, Marilena Goglia. All'uninominale Raffaele Scornavacca, Oriana Palmucci, Andrea Aceto, Carmela Surace. Camera Calabria 2, plurinominale Carmela Surace, Ivan Prestia, Anna Giusi Guarascio, Livio Sacco. Infine, all'uninominale Maria Grazia Forino, Angelo Grimaldi, Giuseppe Arena e Raffaella Brancati. Quindi questi sono tutti i nomi dei candidati in Calabria. Sto già collaborando con loro da circa un mese, devo dire che veramente è una squadra bella, una squadra forte, è una squadra, anche se in Calabria il movimento è nato da un mese, io sono una dirigente nazionale, sono attiva dal primo giorno, dall'11 marzo del 2016, quando proprio all'Assemblea Costituente di Roma ho partecipato insieme a mio marito, Emanuele Lobue, devo dire che in questo mese di lavoro in Calabria è stato fatto quello che in due anni è stato fatto in tutta Italia. Non siamo di meno a nessuno e questo devo proprio dirlo grazie all'impegno di questi amici candidati e in particolare anche di Cosenza, perché veramente di tutti è il gruppo più attivo e più partecipato. Mi presento, io sono nata a Torino, in realtà di origine calabrese e mi trovo in Calabria, sono stata qui proprio nel momento in cui è stato ho fondato insieme agli amici di Cosenza il movimento, perché stavo assistendo mia madre che abitava qui, era grave e nei giorni della raccolta firme è anche nata al cielo. Quindi trovandomi qui, avendo fondato il movimento, sono stata individuata per essere candidata, anche perché ho un po' la memoria storica di tutto quello che è il movimento e lo portiamo avanti, però i volti nuovi si sono già formati e sappiamo bene in quale direzione andare e perché ci stiamo andando. Per
Per 9 anni sono stata presidente di un centro aiuto alla vita, perché per me è fondamentale la difesa e la tutela della vita, dal concepimento fino alla morte naturale. Non mi ero mai interessata in politica, perché non pensavo che nella mia vita si potesse mai delineare un percorso politico, perché non mi interessava, in quanto non riuscivo a collocarmi in nessun ambito che mi rappresentasse. Quando invece l'11 marzo del 2016 ho partecipato con mio marito appunto all'Assemblea Costituente a Roma, ascoltando le parole di Mario Ginosi, che è il nostro presidente, e dell'avvocato Gianfranco Amato, che è il nostro segretario nazionale, ho capito che finalmente c'era un movimento che avrebbe potuto rappresentare non solo me, ma veramente milioni di persone in Italia. Perché per la prima volta si è parlato di fare leggi a misura d'uomo e per la tutela della persona, quindi mettendo al centro il valore della persona stessa. Argomenti un po' che non siamo più abituati ad ascoltare, perché attraverso le fonti di comunicazione ci viene raccontata una realtà diversa, una realtà comunque distorta, una realtà che non rappresenta né la persona e nemmeno la società. Noi siamo un movimento di ispirazione cristiana aperta a tutti coloro che vogliono, condividere i nostri valori. Certamente diciamo che la spinta, anche il cammino di fede, ci aiuta molto, perché comunque abbiamo visto in questa politica degli ultimi 40 anni, dove uomini cattolici hanno cercato di inserirsi in partiti sia di destra che di sinistra, in realtà non sono stati né determinanti né rappresentanti di quello che il nostro percorso ci fa compiere, perché vengono comunque le persone fagocitate da quello che è il pensiero del movimento. Allora, grazie all'intuizione di Mario Ginosi e Gianfranco Amato, di seguito all'ultimo Femminidei, quello del Circo Massimo, dove si chiedeva la non accettazione del DDL Cirinà, si è proprio visto come anche politici cattolici che abbiamo in Parlamento non sono stati determinanti per fermare quella che poi è diventata legge. Allora Mario Ginosi e Gianfranco Amato hanno deciso proprio di sfondare il popolo della famiglia. In questo movimento siamo tutti coesi alla difesa di 3 cardini principi, che sono la difesa della famiglia intesa uomo-donna, non per discriminare chi ha tendenze diverse, ma semplicemente perché, come l'articolo 29 della Costituzione ci dice, solo un uomo e solo una donna possono procreare. Quindi noi siamo descritti un po' come omofili, in realtà non lo siamo, in realtà noi ci preoccupiamo di quello che possono vivere persone con tendenze diverse, ma non si può equiparare la famiglia intesa uomo-donna a una unione civile, perché di fatto non può sussistere la procreazione. Allo stesso tempo noi difendiamo e tuteliamo la vita dal concepimento alla morte naturale, perché abbiamo visto come la legge 194, che era stata pensata per essere utilizzata al fine che donne con problematiche psichiatriche, piuttosto che bambini feti, malformati o con gravi patologie, potessero essere abortiti. Di fatto la legge 194 viene utilizzata come un anticoncezionale di massa. Abbiamo all'attivo 5 milioni di morti, che adesso la Bonino vorrebbe recuperare facendo venire non solo 5 milioni, ma molti di più, stranieri e oltretutto di sede musulmana. Oltretutto adesso con le DAT, quindi con il testamento, biologico, si cerca di arrivare all'eutanasia. Le DAT di fatto hanno definito che la morte avverrà per fame e per sete. Quindi si vuole aggiungere sofferenza alla sofferenza, perché la morte di sete e di fame è la morte più dolorosa che c'è in assoluto, e anche con sedazione profonda la mente umana non è pronta per affrontare quel passaggio. Quindi ci vogliono, come dice un amico giornalista, far credere che il demonio è diversamente buono, quindi ci vogliono far credere che con le DAT danno uno strumento in mano alle persone per poter autodeterminarsi e scegliere come morire. Di fatto, comunque, è una morte per disidratazione e per fame che aggiunge sofferenza alla sofferenza. Non è quindi un aiuto alla persona per scegliere come
utilizzare una dolce morte, tra virgolette, perché di dolce non c'è nulla, ma c'è, è proprio la volontà di arrivare a proporre poi a breve l'eutanasia. Ricordiamo come in Inghilterra, con il piccolo Charlie Gard, quando sono giudici o medici a decidere cosa fare della vita altrui, non viene considerata la parte umana, la parte di amore che solo una famiglia può dare a tutela e a supporto, ma abbiamo ben visto come uno Stato, un insieme di persone che tutelano altri interessi, che sono quelli economici e quelli di puro calcolo, mero calcolo, non supportino in realtà la vita altrui, ma si fa poi quello che non viene richiesto né dalle famiglie né dai diretti interessati. Quindi sarà molto pericoloso se il Parlamento verrà poi approvata la legge sull'eutanasia. In ultimo, noi difendiamo assolutamente la purezza dei nostri figli per quello che riguarda l'ideologia di genere, che anche se non ci si rende conto, anche qualche rabbia è già stata introdotta, ma soprattutto io vi posso raccontare l'esperienza che ho a Torino, grazie tra virgolette all'Appendino 5 Stelle, che abbiamo un assessore alle famiglie, Marco Giusta, che è stato il presidente della CIGE di Torino. Ecco, in ottobre ufficialmente, attraverso un protocollo firmato dall'Ufficio Scolastico Regionale, la CIGE di Torino è entrato in ogni scuola di ogni ordine grado per i prossimi 3 anni a livello regionale a formare, quindi la CIGE di Torino formerà i nostri docenti e i nostri allievi, di fatto dietro il paravento della lotta al bullismo, ma sappiamo tutti che di questo non si tratta. Quindi noi, popolo della famiglia, difendiamo la famiglia intesa come donna, non per discriminare altri, difendiamo la vita dal concepimento alla morte naturale e difendiamo la purezza dei nostri figli e vogliamo decidere noi come educare i nostri figli, non dare in mano ad altri che non vogliono il bene dei nostri figli, ma sono allineati al pensiero unico dominante. Il nostro programma è fondato sul compendio sociale della dottrina cattolica della Chiesa e adesso comunque è stato integrato, perché ovviamente ci dicono che siamo monotematici perché parliamo di famiglia. Ecco, in realtà la famiglia è il tema e intorno alla famiglia costruiamo tutte le leggi inerenti. Quindi quando si parlerà di economia si farà un'economia che andrà a supportare la famiglia. Quando si parlerà di sanità si farà una sanità che andrà a supportare la sanità. Noi non siamo per i tagli alle cure, anzi, noi siamo per aumentare le cure che vanno anche ad alleviare il dolore. Noi non andiamo a proporre un farmaco come il pentabarbital, che andrà ad uccidere la persona, ma noi andiamo a supportare farmaci idonei, terapie idonee e terapie del dolore che vanno ad aiutare la persona. Siamo aperti al contributo di tutte le persone che, appunto, come ho detto prima, condividono i nostri valori e siamo nati, come già detto, di seguito al Family Day, dove Gianfranco Amato e Maria Dinossi sono stati proprio protagonisti e co-organizzatori. Cosa dire di altro? Noi supportiamo il diritto dei figli ad avere una mamma e un papà e diamo proprio come possibilità di avere proprio una dignità della persona e poter avere lavoro e sussidiarietà. Siamo proprio orientati ad aiutare le persone che hanno disabilità e anziani e guardiamo in particolare la denatalità, perché di fatto è la cultura della morte che è stata introdotta attraverso tutte queste nuove leggi. Vorrei proprio, adesso c'è qua l'amico Raffaele Scornavacca che vuole leggerci una lettera di Alessandro Iorio, che è stato vista qui della Camera. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Invito, sono un po' emozionato per le lettere, ma sono abituato a stare dall'altra parte del tavolo. Per me è un'esperienza nuova, ma sono orgoglioso e fiero di essere qua insieme a Maurizio, insieme ad Andrea, insieme a Marilena, ad Angela, Susanna, Carmine e ad Alessandro, che ci sta guardando dalla diretta, per cui va il nostro grazie, a cui va il nostro saluto più affettuoso.
siamo catapultati in questa bellissima avventura con grande entusiasmo e partecipazione. Sono uno dei tanti giovani costretti ad abbandonare la nostra bellissima terra. Sogniamo per la Calabria un riscatto dal punto di vista morale e lavorativo. Auspichiamo quanto prima il ritorno delle migliaia di giovani che portano le loro competenze in altri territori, favorendo lo sviluppo di questi a discapito del nostro. La piaga dell'immigrazione, con tutto quello che ne consegue, portando la nostra regione ad una condizione subalterna e sempre più marginale. Come popolo della famiglia, lavoreremo per invertire questa tendenza e ridare dignità ad una regione mortificata, ferita, disillusa e arrabbiata nei confronti di una classe politica che ormai è incapace di gestire persino le proprie contraddizioni. Il programma politico del Popolo della Famiglia è basato interamente sulla dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Un programma versatile su cui tutti i fronti in cui si parla di ambiente, reddito di maternità, difesa delle famiglie naturali, politiche economiche, atte a sostenere il Made in Italy e la piccola e media impresa. L'ambiente è una tematica che ci sta particolarmente a cuore. In questa sede desideriamo ringraziare gli amici dell'Associazione Ambientale Crocevia per le lotte che da anni conducono sul territorio contro i danni provocati dall'ex legno chimica di Vende. Un problema che è risolto da anni, che i cittadini di Guerra e Curate hanno sperimentato sulla loro pelle. La salute è un diritto di tutti, così come lo è il lavoro. Il Popolo della Famiglia non è né di destra né di sinistra. Consideriamo ormai superate dalla storia queste concezioni che in tutti questi anni hanno rappresentato solo l'ennesimo problema e non la soluzione. Il Popolo della Famiglia mette al centro la persona, non l'ideologia, e si batte contro i cosiddetti falsi miti del progresso e contro la cultura dello scarto. Il 4 marzo anche in Calabria, così come nel resto della penisola, si potrà votare un movimento politico che mette al centro la famiglia. Vi abbraccio ad una duro. Grazie di cuore, Alessandro Rioli. Io faccio un applauso. Ne siamo orgogliosi e fieri. È stato lui che ha portato il Popolo della Famiglia in Calabria, Cosenza, Rende in particolare. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione questa sala. Che dire, noi siamo nati in una giornata piovosa, in una nottata piovosa, in una giornata piovosa veramente in cui faceva freddo ed eravamo poche persone. Siamo oggi qui convinti che quelle poche persone hanno fatto un miracolo perché dal nulla hanno creato una rete di persone che hanno lavorato innanzitutto per raccogliere le firme, e non è stato assolutamente facile. Abbiamo raccolto quasi, mi ricordo, 2200 firme. 180 alla Camera qua. Quindi è stata veramente un'impresa. Ringrazio veramente tutti coloro che ci hanno dato una mano, perché nessuno di noi pensava di arrivare al risultato che abbiamo ottenuto. Veramente vorrei ringraziare tutto il mondo, ma in questo momento sono talmente emozionata che non mi ricordo la mia mano. Niente, un saluto a Marinolfi, all'avvocato Amato, a Povia, che spero arriverà qui a breve, a questa grande platea di amici, di parenti e conoscenti, e giornalisti, a tutti quanti, veramente qua, tutti quelli che sono dato una mano. Sono sicuro che il 4 marzo dalla Calabria, da Rende, da Cosenza, da tutta l'Italia, pioveranno, come pioveva quella sera, voti. Per il Popolo della Famiglia dobbiamo raggiungere il 3%, quindi diamoci tutti veramente da fare, una mano, un piccolo aiuto, e veramente sarà per noi il massimo della felicità, perché riusciremo veramente ad andare in Parlamento e a dire la nostra. Allora, Raffaele ha detto la verità, ma mi c'era pioggia, ma c'era anche vento, e dobbiamo far cambiare il vento, invertire la rotta e far cambiare il vento. Abbiamo visto in America Trump, no? Era, come dire, un candidato non di quelli che facevano paura, in realtà ha cambiato tutto. Noi come movimento, come Popolo della Famiglia, non siamo un movimento di protesta, ma siamo un movimento di protesta.
proposta. Siamo l'alternativa alle forze in campo. Abbiamo deciso di non di andare avanti da soli, perché il centrodestra comunque ha disatteso grandemente il compito che gli competeva, quello di fare coalizione e fare contrasto a queste leggi mortifere. Di fatto si è soggettato al pensiero unico dominante. Il centrosinistra è stato il fautore della distruzione dei valori, quindi noi abbiamo deciso di andare chiaramente da soli, perché siamo certi che la verità è quella che ci rende forti. Dobbiamo soltanto farci conoscere. Già in tanti ci conoscono, ma in questo mese dobbiamo veramente diventare dei moltiplicatori di voti, perché la mia esperienza personale non è quello che noi portiamo come argomento che non piace, anzi piace tantissimo quello che noi portiamo come argomento, ma dobbiamo far sapere che ci siamo, dobbiamo far arrivare il nostro simbolo, il nostro, e farci votare da tutti coloro che non andrebbero a votare, perché sono come molti, come la maggioranza, delusi da questi politici che hanno tradito un popolo. Chiediamo quindi l'impegno di tutti di votare e far votare questo movimento che si chiama Popolo della Famiglia, anche perché il vero voto utile è quello della nostra coscienza. Non dobbiamo fare ragionamenti di dare peso a questo piuttosto che a quell'altro. Il vero peso e la vera determinazione sarà il Parlamento, il Popolo della Famiglia, che sarà quel granellino che andrà a inceppare questa macchina infernale di queste leggi inique e mortifere. Noi abbiamo sentito in questi anni, in questi ultimi anni, un movimento che andava avanti col basta. Noi andiamo avanti con i valori. La nostra differenza è proprio sul piano valoriale e sarà la base di tutte le scelte politiche. In particolare siamo per la sovranità economica e nazionale della nostra patria e stiamo puntando ad avere più figli e meno tasse. Votare il tripartito in questo momento significherebbe in realtà votare un meccanismo di larghe intese dove chi si assoggetta a questo meccanismo sta in realtà puntando solo alla poltrona. Noi stiamo rischiando il tutto e per tutto, perché a noi non interessa una poltrona di quelle che andrà a distruggere la nostra società, ma a noi interessa quella poltrona che sarà poi il risultato di leggi buone, di leggi che guardano il debole, di leggi che guardano le persone che hanno il diritto di vivere. Come diceva prima Raffaele, eravamo in poche persone, abbiamo fatto un miracolo. Ecco, se quelle persone, poche persone, fossero state abortite, non avrebbero fatto il miracolo. Quindi ogni persona ha il diritto di nascere e non deve subire il sopruso di egoismi o di calcoli umani. In realtà dobbiamo anche ricordare, quando andiamo a votare, che cosa hanno fatto in questi anni coloro che sono già al governo e che ora ci stanno promettendo di nuovo le solite cose, anzi alcuni ci stanno addirittura copiando, perché hanno visto che i nostri discorsi sono comunque fondamentali per la vita umana. Ma io vi dico, diffidiamo dalle imitazioni. Il Popolo della Famiglia è nato per difendere la famiglia, è nato per difendere la vita, è nato per difendere la purezza dei nostri figli dalla ideologia di genere. Quindi per chi si è svegliato ora in campagna elettorale, come tante volte, se facciamo memoria, hanno già fatto in altre campagne elettorali e mai hanno mantenuto, non pensiamo che ora manterranno di nuovo promesse false e fasulle. Con noi al governo ogni famiglia italiana avrà più di quello che ha finora, e oltretutto noi non siamo 5 stelle, ma siamo 12 stelle, quelle 12 stelle che hanno tolto dall'Europa con il preambolo della Costituzione. A quelle radici cristiane noi vogliamo tornare. Non accettiamo alleanze, andiamo avanti, nudi e crudi, siamo certi che ce la faremo, con il vostro aiuto ovviamente, sarete determinanti. Adesso vi faccio parlare. Andrea, forse mi sento uguale. Aspetta, Sì, dai, puoi vedere. Okay. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Dicevamo di un'Europa a 12 stelle. Beh, per noi del Popolo della Famiglia l'identità è un valore. In che senso? Noi stiamo osservando da alcuni anni questa tendenza migratoria. L'identità è un valore in quanto va difeso dalla possibilità di non avere, per così dire,
promiscuità, nel senso che l'identità va tutelata, migliorando lo status quo dei paesi di origine di queste popolazioni spinte alla migrazione. Quindi il popolo e la famiglia crede fortemente che le misure da adottare siano accordi bilaterali con questi stati, che non danno la possibilità a uomini, donne e bambine di valorizzarsi sul proprio popolo nativo. Quindi tra una sinistra globalista e una destra sovranista, divisa tra ius soli e ius sanguinius, per il popolo della famiglia è indispensabile parlare di ius futuro. In che senso? Dei percorsi di educazione, dei percorsi di accettazione soprattutto della cultura del paese che ospita queste nuove popolazioni. Ecco, il popolo della famiglia è nato, è radicato sui valori della dottrina della Chiesa Cattolica, quindi è favorevole all'accoglienza, ma non all'invasione. Come tutti voi ben sapete, che seguite i fatti di cronaca, aprire le porte incondizionatamente significa anche andare lì a creare delle tensioni sociali che possono sfociare in problematiche di sicurezza nazionale. Quindi per quanto riguarda il popolo e la famiglia, ci tenevo a dirlo, non siamo per l'invasione, bensì per l'accoglienza. Ci tenevo a dire questo perché amici, anche parenti, ci collocano un po' in estrema destra, e noi non siamo né di destra né di sinistra. Crediamo nei valori cristiani, nelle radici appunto della Chiesa Cattolica, e che non aggiungo altro. Emigrazione dei nostri figli, io sono anche parte in causa, una figlia di 28 anni che parla 5 lingue, non ha trovato nemmeno da fare la cameriera in Italia, senza nulla togliere, ma chi se, cioè mia figlia, lei avrebbe fatto quello, io sarei stata felice che avesse trovato almeno da fare la cameriera. Mia figlia è dovuta emigrare in Polonia e sta lavorando in Polonia. E come ha scritto lei, vi voglio leggere proprio una frase che ha scritto lei sul suo profilo: uno Stato che spinge i propri figli ad emigrare per avere uno stipendio è uno Stato che ha fallito eticamente e moralmente. Io condivido in pieno questo pensiero e quindi lotteremo anche affinché i nostri figli non siano obbligati ad emigrare, o perlomeno se lo faranno, lo faranno per una loro libera scelta. Dobbiamo anche capire che puntare sulla famiglia e sui figli significa in realtà far ripartire l'economia, creare ricchezza e lavoro. È una grande rivoluzione culturale la nostra, economica e antropologica, e dobbiamo ricordare che i principi antropologici non vanno, cioè vanno reintrodotti e riaffermati nel dibattito pubblico, che è poi di fatto quello che stiamo facendo. Quindi sono priorità legislative e valoriali. Abbiamo 10 punti nel nuovo programma, che è quello del primo punto è politica. Abbiamo messo un sottotitolo: di mamma e di papà, cioè di mamma ce n'è una e di papà pure. Noi vogliamo abrogare la legge Cirinnà, non vogliamo le adozioni gay, non vogliamo l'utero in affitto, che di fatto è entrato in maniera indiretta, e l'utero in affitto non è un'inseminazione artificiale, bensì l'utero in affitto crea nuovi schiavi, che sono quei prodotti concepiti che dovrebbero essere figli. L'utero in affitto in pratica fa sì che i due sperma dei due uomini che decidono di acquistare quel bambino vengano mescolati e vengano impiantati nell'ovulo di una donna di solito bella, ricca e intelligente, americana, possibilmente, che costa più di $100,000. Una volta che questo bambino viene concepito, viene estratto ed inserito nell'utero forno, aggiungo io, di una mamma mediamente indiana, comunque dei paesi poveri, dove verrà portato a termine la gravidanza, però il prodotto deve essere sano, perché altrimenti la donna viene costretta ad abortire, senza contare comunque il bombardamento di ormoni che viene fatta a quella donna a cui viene impiantato lo sperma, e quindi fatto concepire di fatto il nuovo, la nuova vita, e quindi con gravi danni anche fisici e molto pericolosi per la mamma, e quindi quel bambino perderà per sempre la possibilità di risalire alla propria madre. Quindi se questa non è schiavitù, ditemi voi come possibile.
non vogliamo i matrimoni egualitari e siamo per l'abrogazione delle DAT, quindi delle disposizioni anticipate di trattamento che, come vi dicevo prima, condannano le persone ignare, aggiungo io, perché non posso immaginare che nessuno accetti di fare le di sottoscrivere le DAT per poi morire di fame e di sete, di disidratazione, come la giovane Eluana Englaro, con la quale è stata poi è stato creato il precedente in Italia per poter, grazie ai radicali. A proposito di percentuali di voto, i radicali hanno cambiato la mentalità di un'Italia senza quasi mai raggiungere il 2% dei voti. Quindi se noi raggiungiamo il 3% non solo entriamo in Parlamento come popolo della famiglia, ma saremo chiaramente quel manipolo di uomini e di donne che fermeranno appunto queste oscenità. Noi siamo per il riconoscimento della capacità giuridica del concepito e vogliamo dare proprio la possibilità al concepito di poter vivere e di non dover subire l'aborto terapeutico. Oltretutto vogliamo, sono stata presidente di un centro aiuto alla vita per tantissimi anni, vogliamo dare rilievo ai centri aiuto alla vita, proprio un riconoscimento pubblico. E io proprio in qualità di già presidente di un centro aiuto alla vita posso dire che lo Stato è presente finché induce una donna all'aborto, ma quando quella donna, come sempre avviene, poi si pente di quel passaggio, a parte che quel dramma è irrimediabile, perché purtroppo quella vita è irripetibile e unica, però quella donna viene abbandonata al suo dolore, abbandonata alla sua ferita, e quindi tutte quelle le problematiche psicologiche che ne conseguono, aumentano esponenzialmente i casi di donne che diventano alcoliste piuttosto che iniziano droghe, piuttosto che depresse, ecco, lì lo Stato magicamente scompare, perché lo Stato ha finito la sua funzione di induzione della donna all'aborto. Noi invece vogliamo chiaramente evitare i drammi di queste donne, far capire prima che c'è la possibilità di portare avanti queste gravidanze, come io tantissime volte ho visto dalla mia esperienza di presidente del centro aiuto alla vita. A volte le donne hanno soltanto bisogno di una parola. Il fatto che ci sia una legge, molte donne le responsabilizza dalla gravità dell'atto, di cui poi si accorgono subito dopo, ed è lì che inizia il dramma. La donna ha soltanto bisogno di un aiuto, a volte economico, a volte psicologico, o a volte proprio questa illusione che viene data da questa comunicazione falsa che viene data, facendo credere che quel bambino in quel momento è un problema, quando in realtà il vero problema è abortire quel bambino, perché ripeto, una mamma può essere madre di 100 figli, ma ogni figlio è unico, e comunque una donna sarà madre per sempre di quel figlio, e sarà lei a decidere se sarà un figlio vivo o un figlio morto. Poi faremo ovviamente, come ho già detto prima, politiche economiche, politiche sanitarie e tutto a supporto e in funzione della famiglia e del bene sociale. Adesso vorrei dare voce a Susanna del Tempesto. Buonasera, giusto una breve presentazione. Io sono Susanna del Tempesto, sono candidata al Senato Collegio Uninominale Cosenza. Ho 44 anni, sono moglie e mamma di due bimbe bellissime che sono qui presenti. Sono insegnante di teatro, ma attualmente inoccupata, quindi faccio la casalinga e non mi vergogno. Ho deciso di candidarmi con il popolo della famiglia perché da cattolica impegnata quale sono, ecco, non potevo stare a guardare questa epoca buia in cui molti, per non dire tutti, remano contro l'uomo e contro la famiglia. Il popolo della famiglia, difendendo la famiglia naturale, i cosiddetti principi non negoziabili, volendo mettersi al servizio dell'uomo, così come dovrebbe fare la vera politica, è oggi l'unico movimento che mi rappresenta. Sinceramente, allo stato attuale non mi sentivo rappresentata da nessun altro partito. Sono convinta che i principi e i valori che il popolo della famiglia difende sono principi condivisibili.
visibile non solo da persone cattoliche, quale posso essere io, ma anche da ogni persona ragionevole e di buon senso. Per tornare alla candidata volta in testa, mamma di due splendide bambine che tra l'altro sono qui in sala e possono essere orgogliose di avere una mamma che si impegna in questo ambito, noi abbiamo come movimento abbiamo già pensato di introdurre il reddito di maternità, che altro non è che 1000 euro al mese che vengono date alle donne italiane sposate che decidono di portare avanti la gravidanza e di diventare madre e di diventarsi, facendo la seringa, la mamma a tempo pieno, ecco, quei 1000 euro ogni mese per 6 anni, per il momento si sta pubblicando per 6 anni, ma poi si cercherà di sviluppare e ampliare la durata. Ecco, questo perché? Perché la mamma lavoratrice a volte non riesce a dedicare il tempo necessario ai propri figli. Certamente poi sarà a discrezione della donna usufruire o meno di questa possibilità. Però sta di fatto che noi i soldi li pensiamo da indirizzare in questi ambiti e no, ad esempio come capita due volte all'anno al Gay Pride a Torino, dove milioni di euro vengono spesi e con noi i soldi li vogliamo spendere per la vita e per la famiglia. Un'altra cosa che proponiamo è il reddito complessivo familiare diviso per quoziente e la partita IVA, lo scarico dei costi per la famiglia, nonché la defiscalizzazione degli oneri familiari solo per famiglie con persone non autosufficienti a carico. Ecco, queste sono alcune delle idee piuttosto che Total Made in Italy per incentivare comunque il Made in Italy e anche il prestito d'onore per la costituzione di nuove imprese da parte degli Under 35. Ora volevo dare ancora, mi piace fare un po' di intermezzo io e dare voce agli altri candidati, giusto per dare un'immagine complessiva, ovviamente non siamo presenti tutti perché qua ci sono gli amici più sul Cosentino, poi abbiamo anche la Camera 2 che comprende Vivo, Catanzaro, Reggio, ma poi faremo un'altra conferenza stampa dall'altra parte. Adesso voglio passare al candidato, presente. Buonasera a tutti, io sono Carmine Gioia di Castrovillari, ma risiedo qui a Cosenza. Allora, sono pensionato del Ministero della Difesa, ho 70 anni e ex comandante dei Carabinieri. Allora ho deciso di candidarmi in questo movimento che adesso si è realizzato come partito perché ho riscontrato veramente che ci sono dei valori che io ho sempre cercato. Visto che in questo momento che ho riscontrato questi valori, ho deciso anche alla mia età di metterci la faccia nella mia zona portando avanti questo discorso sulla famiglia, perché la famiglia è alla base della società. Una volta che in questi anni purtroppo la politica ha distrutto la famiglia, e queste sono le cose che anche la finanza, l'economia è basata sulla famiglia, tutto parte dalla famiglia. Il disordine, quando in una famiglia c'è il disordine, si ripercuote sulla società, automaticamente sull'economia, su tutte le varie situazioni. Quindi, tant'è che io sono stato sempre contrario alla politica per una mia scelta personale. Ma questa volta, tant'è che anche gli amici, colleghi, i carabinieri dicono: ma tu sei stato sempre contrario, come mai questa volta hai fatto questa scelta? E ho spiegato i motivi per cui ho fatto questa scelta. Questa è stata la mia decisione e cercherò di portare avanti anche nella mia zona questo programma che è veramente interessante e parecchi amici mi hanno già telefonato da Castrovillari che in questi giorni andrò, dove porterò un po' di volantini per fare capire veramente che quali sono le tematiche essenziali della vita e non tutte le altre tematiche che ci vengono rappresentate da politici e per motivi di lavoro per altre occasioni. Tutto. Grazie della vostra partecipazione.
che non difende, che ha difeso la vita comunque. E naturalmente siamo tutti qui perché, insomma, difendiamo i valori non negoziabili. In primis la difesa della vita dal suo concepimento. Vorrei dire, riguardo agli aborti, siamo tutti, cioè con i nostri contributi vengono fatti gli aborti gratuitamente, quindi e gratuitamente questi bambini vanno a finire nella spazzatura con un rifiuto, e la cosa più dolorosa è questo tacito assenso di tutti, nel silenzio. Più di 5 milioni di bambini vanno a finire nella spazzatura e quasi non riguarda nessuno. Io, e questa coscienza che vorrei smuovere, non è che non occupandosi di queste tematiche o non... perché non è che riguardano gli altri, riguardano ognuno di noi, ognuno di noi. Quindi io vorrei solo dirvi la domanda che mi ha smosso, e comunque io non ho le capacità, no? di presentarmi, sono... sì. E proprio voglio dire, ma questo è il mondo che vorrei lasciare ai figli. Siamo comunque corresponsabili con il nostro silenzio, siamo corresponsabili, ne dovremmo rendere addio nel nostro silenzio. Quindi vi prego, fatevi questa domanda e riflettete, e soprattutto informatevi a chi va il vostro voto. Questo è indispensabile, perché è vero che ci hanno deluso, è vero che lo Stato ci ha resi quasi autonomi verso, no? Scoraggiati, ma è la speranza che noi dobbiamo avere. Non veramente, le parole di Papa Francesco sono... è quella che dobbiamo far uccidere in noi, e difendere con forza la nostra famiglia, con forza la vita. Noi non rifiutiamo nessuno, accogliamo chiunque, è il nostro fratello, cioè, ce l'ha insegnato il Signore, non è che siamo qui. Però vi prego, riflettete su chi va il vostro voto, quali sono le vere, no, motivazioni, le vere... il vero programma, quello che loro ci vogliono far passare, cioè, perché alcune cose sono chiaramente esposte, dette e è risapute, ma anche ne fanno molta pubblicità. Ma se siamo qui a discutere ed è la famiglia così minacciata dalla teoria gender, che addirittura chissà quante specie potremmo diventare, ma ragazzi, ma è una cosa che fino a qualche anno fa era pazzesco, e hanno, è ancora adesso, non si può passare per normale, non è che si può diventare all'improvviso metà umano, metà albero o qualsiasi altra identità ci vogliono passare. Qui è il popolo di Dio che deve dare un segno, ma stiamo parlando delle cose che la mente umana non potrebbe contenere né capire, scusate. La nostra coscienza, e non finisce qui, non è che la vita politica è al di fuori della nostra vita. Voglio dire, siamo coerenti per quello che diciamo che professiamo, o comunque anche chi non è cattolico, ma rifletta. Scusate, grazie. Grazie.
ci sarà poco da dare, secondo me, un po' così. Grazie. Ecco, concludo dicendo che il popolo della famiglia è proprio un popolo di persone che hanno a cuore, e ce l'ha dimostrato adesso il candidato, hanno a cuore il bene della persona. Quindi l'emozione ci sta, perché comunque è l'amore che smuove ognuno di noi in questo movimento. Siamo tutti padri e madri di famiglia, siamo nati dal basso, e siamo tutti padri e madri che non vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli le macerie di un mondo che sta andando in frantumi, ma vogliamo lavorare per lasciare loro un giardino fiorito, o perlomeno dare l'esempio che possiamo essere quella voce fuori dal coro, essere l'esempio che possiamo decidere in maniera personale e dissociarci da quello che è una massa oramai uniformata, grazie alla sinistra di Overton, no? Un qualcosa di completamente inaccettabile, creando un precedente, come ad esempio il caso di Elena Anglaro, viene poi lentamente attraverso la televisione, attraverso le pubblicità, attraverso i film, fatta entrare nella mente delle persone, appiattendo proprio il pensiero e facendo diventare accettabile anche un po' con quel discorso del non giudicare. Però non dobbiamo giudicare, vero? Ma dobbiamo comunque informare e dobbiamo comunque aiutare le persone a capire dove è l'errore. Quindi non rendiamoci complici di leggi inique, come ha detto bene prima Marilena. Io per tanti anni, e continuo a farlo, faccio parte di gruppi di preghiera, a Torino, no? E ho parecchi amici che mi hanno detto: io non rischio fede politica. E io li guardo, a parte che questa non è politica fino a se stesso, perché qua il movimento è nato per difenderci da una politica che vuole distruggere non solo le nostre vite, ma proprio le nostre radici cristiane. Ecco. Allora io dico, ok, ovvio, la preghiera al primo posto per chi crede, però nel momento in cui si entra in quella cabina elettorale e metteremo quella croce su quel simbolo, se sbagliamo simbolo diventeremo complici di quelle leggi inique. Quindi quello che ha detto Marilena prima, informiamoci. E se facciamo un percorso di vita particolare che ci unisce a un Dio che ci insegna altro, o se anche solo laicamente non condividiamo che i nostri figli diventano insegnate ideologie che non rendono umani, o comunque se anche laicamente vogliamo difendere la vita, ecco, ricordiamoci che l'unico movimento che in questo momento sta difendendo veramente e sta lavorando in quella direzione è il popolo della famiglia. Soprattutto qua in Calabria, dove la famiglia è ancora solida, ancora unita. Io mi sono accorta adesso che mia madre è nata al cielo, non solo ho avuto attorno a me la mia famiglia in quei giorni, ma proprio il paese intero che si è unito intorno al nostro dolore. Ecco, proprio qua in Calabria, dove ancora la famiglia è viva, non facciamola soffocare da queste leggi mortifere, da queste leggi inique. Qualcuno ha detto, no? Non ho giurato sulla Bibbia, ma sulla Costituzione. Ecco, ricordiamoci che le prime leggi le ha fatte qualcuno più alto di noi, e quindi possiamo fare leggi uniformate a delle leggi più alte, e siamo sicuri che quelle saranno le vere leggi che faranno il bene della persona e non un bene privato. Quindi, per rompere i consueti schemi a cui 40 anni di mediocrità ci hanno abituati, ricordiamoci che il 4 marzo votiamo il popolo della famiglia. Con questo vi saluto. Io voglio fare veramente un ringraziamento particolare a Maurizio, che prima di salire sul palco mi ha detto assolutamente non mi fare parlare, non mi fare parlare. Poi a Marilena, veramente tutti i candidati, a quelli che non ci sono, Alessandro che si sta seguendo. E se mi permette, oggi vorrei fare un po' di onda. Un po' di onda, vorrei invitare sul palco il mitico professore Barcello, che ieri sera, vuoi per volontà divina, vuoi per non lo so chi, ci ha fatti incontrare da un mio amico. Il professore Barcello, voi non lo conoscete, ma è una persona, un professore di fama internazionale, dire poco, se ne vuole questa. È un grande amico, una
persona che ha sperimentato sulla propria pelle il dolore, l'amore, la forza, la famiglia. Gli ho accennato giusto ieri sera qualcosina su questo nuovo partito politico. Avrei il piacere di farlo sedere qua sul palco. Vi lascio il mio posto. Che ci fanno conoscere, fanno capire l'importanza di quello che stiamo difendendo, come già fanno unire alle nostre forze persone che capiscono il percorso. Quindi grazie per la sua presenza. Grazie a lei, ma grazie a Raffaele, che io voglio bene da tanto tempo, e non c'era bisogno di questa presentazione così estremamente positiva, non penso di avere i meriti che tu hai detto, assolutamente no. Quindi ieri sera ci incontrato, non so, io non credo che coincidenza. Io ci vengo. Quindi in un primo tempo ho detto così, ci vediamo domani. Ma per accontentare lui, quando poi ho approfondito un po' il discorso, ho visto questo luogo, è per mia struttura mentale, per mia, diciamo, concezione di questa vita, non mi è dato. Non si sente? Sì. Non mi è dato di essere insensibile a questi due sostantivi. Prima di tutto la famiglia, ma non posso fare meno. E poi questo termine così ripugnante, gender. Questo tentativo di questa teoria è quello di annullare non solo il termine dal vocabolario linguistico natura, ma tutto ciò che esso rappresenta, trascurando un particolare che poi non è tanto banale, dimenticando che noi siamo natura. No, ognuno di noi è una frazione complementare della natura. E allora, parlare, quando l'uomo parla come se l'ambiente, la natura, fosse un'altra cosa rispetto a lui, ma questo è stato l'errore che ha portato l'uomo dov'è? Allora, non lo so se a me è consentito qualche minuto, vorrei fare un discorso più di carattere generale, non entro nel merito specifico, sottolineando che io non ho interessi personali, anche perché sono più grande del comandante, quindi non avrei tende, diciamo. Però sento il dovere come cittadino e per il lavoro che ho fatto e come cristiano di dare un contributo, qualunque esso sia. Bene, noi viviamo un periodo che dal punto di vista proprio dell'era geologica è definito dagli esperti, non da me, antropocene. Cioè l'antropocene non è altro che l'era geologica in cui tutto ciò che esiste di negativo l'ha fatto l'uomo. Antropos significa questo, no? Quindi l'antropocene, l'uomo. Questo antropocene che noi stiamo vivendo ha come orizzonte il pericolo forse probabile della sesta estinzione, ma questa volta non saranno i protagonismi meteorologici, sarà l'uomo a produrre questa auto-estinzione. Allora, questo antropocene, quali effetti, io ho trovato alcune, quali effetti ha prodotto questo antropocene? Intanto l'arricchimento solo del 10% della popolazione mondiale, cioè facciamo conto che siamo 10 miliardi, soltanto 1 miliardo ha la sfruttaggine di accentrare nelle mani tutte le ricchezze del mondo, tutte, escludendo i 9 miliardi. Un altro effetto di questo antropocene è l'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua, un inquinamento che ha raggiunto livelli e non si sa se c'è la capacità veramente di rimediare o di incominciare a rimediare oppure di rallentare. Ci sono pareri molto discordanti anche nella comunità scientifica. C'è l'aumento di temperatura della Terra, pare che abbia come sfondo un aumento di temperatura che non permetterà a tante specie di vivere, quindi con tutte le conseguenze, e siccome siamo tutti in relazione, l'estinzione delle specie non può che pregiudicare la vita di tutte le altre specie. L'inquinamento da una parte, lo sfruttamento delle risorse naturali e anche delle risorse umane,
Non illudiamoci che la schiavitù è finita. Forse la schiavitù è più nel giorno di Platone, ma gli schiavi continuano ad esserci. Perché io lo ribadisco. Poi, e tutto questo che cosa ha portato? Ha portato a un impoverimento delle famiglie. Questa società organizzata con questa finanza virtuale, una volta anche le famiglie povere avevano due obiettivi: mangiare e vestire. E le tasse non c'erano, tutte queste tasse. Io sono il settimo di 8 figli. Con una pensione di una guardia carceraria di pensione andavamo avanti, perché non c'erano tutte queste tasse, queste balzelle, insomma, che costruivano le famiglie a fare i salti mortali solo per pagare queste cose. Quindi, voglio dire, questa antropogene ha prodotto queste, perché poi ha messo su un tipo di finanza virtuale, e questa finanza virtuale ha prodotto effetti positivi per chi? Per le banche, per la borsa e per gli investitori. E per le imprese invece che cosa fa? Ma com'è possibile che un'impresa di cui viviamo solo perché c'è una banca è fallita, è costretta a chiudere e a mandare sul lastrico tante famiglie? Ma com'è possibile? La vera economia è quella che fanno le imprese, cioè producendo oggetti, vendendo oggetti, comprando oggetti, e non spostando ingenti capitali col mouse, con un click a destra e a sinistra per tutto il globo per arricchirsi in maniera indegna. E questo è un modo di arricchirsi che veramente è un reato. A chi? È un reato all'umanità. E l'umanità ci comprende tutti, nessuno escluso. E allora, se le imprese sono fallite, la famiglia, come diceva il comandante, la famiglia ne ha subito le logiche conseguenze. Allora, il prodotto di questa follia umana, che cos'è? È un mondo virtuale, no? Con queste tecnologie così esasperate, che rischia veramente di non farci più, diciamo, percepire la nostra identità, fino a tal punto che in tutte le circostanze forse non sapremo se è una cosa reale oppure una cosa virtuale. Un uomo moderno che, se non è pazzo, quasi, l'uomo moderno rappresenta la pazzia, e la famiglia è schiava della società, perché si è messa su una società, una famiglia per la società. E invece qua c'è bisogno, come diceva Raffaele, di un'inversione. Dobbiamo creare una società per la famiglia. Mi piacerebbe rispondere alle tue domande, ma non ne ho tempo certamente, e poi se ci sarà la possibilità in altri modi. Perché esiste la famiglia? Chi l'ha voluta e perché esiste la famiglia? Sono due domande così importanti, dalla quale poi potrebbero derivare delle convinzioni per determinarci in un modo anziché in un altro. Ma già sto per concludere, perché mi sta guardando la signora, forse un po' di tempo. Allora, il prodotto di questo antropocene è quest'uomo pazzo, è una famiglia che ormai è schiava della società. Allora, Raffaele dice, bisogna invertire, ma l'inversione è difficile come una conversione. Inversione e conversione, per quanto riguarda le libertà, quasi quasi si equivalgono. È difficile, ma non impossibile. Cioè, c'è bisogno veramente di crederci nelle cose. Io ringrazio Maurizio che si è emozionato, perché è un mondo così raro che magari ci fosse l'emozione dalla mattina alla sera, e forse pure delle lacrime, perché le lacrime non ci sono più, e questo non è un sintomo bello, non è un sintomo che ci fa diventare aridi nelle relazioni, e quando le relazioni non sono feconde non andiamo da nessun'altra parte. Allora, l'inversione richiede un progetto coraggioso, come state dicendo voi. Io lo saluto con molta accoglienza, con molta possibilità. Mi auguro solo che non c'è stata fretta, no? E non si bruci un'idea così straordinaria nell'interesse di tutti. Mi auguro che siano state già individuate le finalità, gli obiettivi, le risorse umane, le risorse che ci vogliono per mandare avanti un mondo come questo, perché ancora non avete avuto gli accreditamenti del governo, visto che ancora non ci siete, no? Quindi anche questi investimenti sono necessari. Per cui, se è un movimento politico che si rifà alla dottrina sociale della Chiesa, e forse è venuto il momento in cui nasce la speranza per un nuovo modello politico-sociale, che secondo me non è che un demesia farlo nascere dal cristianesimo, che ancora forse non è manco nato il cristianesimo. Magari ci fosse un modello politico-sociale che nascesse dai fondamenti del cristianesimo. E quando si dice, ma perché un papa non si fa gli affari suoi, perché la Chiesa non sta
ma scusate, il mondo di chi è proprietà? Il proprietario di questo mondo è Dio, e se la Chiesa rappresenta Dio, fa bene a fare politica, fa bene a risultare cristiani, a scendere in campo. Se lo fa, punto interrogativo. Allora, l'augurio che veramente faccio io in questo momento di far nascere tanta speranza perché si costruisca una società per la famiglia e non la famiglia per la società, perché la famiglia è madre della società. E a proposito di economia, cara signora, mi sono meravigliato quando ho scoperto che il termine originale di economia è formato da due termini di lingua greca, oikos, che significa luogo, e monia, che significa casa. Quindi l'economia, etimologicamente parlando, significa amministrazione di una casa, e una casa che ci sta la famiglia. Allora questo deve essere come il punto di partenza per organizzare l'economia di una società come la famiglia. Oh, e questa è una io che ho parlato di un amore e vi ho disturbato, io che cosa ho fatto per un amore? Perché dica adesso io scopro l'interesse per questi due temi, soprattutto famiglia. È dal 2008, quando ancora Papa Francesco era in Argentina, io insieme alla conoscenza di un movimento a Terni, no? Un movimento chiamato Famiglia di Maria, mi sto interessando dal 2008 a far nascere un gruppo di preghiera per la famiglia. È un rosario che si recita ogni martedì alle 7 in tutta Italia, e l'ho fatto nascere in alcune chiese. È poca cosa, però non possiamo prescindere che la famiglia l'ha voluta il Signore. E per concludere, voi sapete che c'è l'ultima esortazione apostolica del Papa, Amoris et Laetitia. Se le persone andassero a leggere solo un punto di questa esortazione apostolica, il numero 31, ci si accorgerebbe quando è opportuno nascere in questo movimento. A questo punto dice il Papa Francesco, sappiamo una cosa, che il mondo e la Chiesa si salvano solo attraverso il benessere della famiglia. Lo dice il Papa. E allora di cosa parliamo? C'è semplicemente un dubbio, un'incertezza, ma con quale Chiesa e con quale cristiano? Beh, se questo momento e tempo farà nascere veramente e far venire a luce, alla ribalta, mettendoci la faccia, i veri cristiani e la vera Chiesa di Cristo, ha già raggiunto il suo obiettivo. Allora, Padre Raffaele mi ha detto che c'era la possibilità di questo intervento, io ovviamente ho accettato, ma anche per dire, guardate come soltanto attraverso la conoscenza del movimento come possono le persone capirne l'importanza e aderire al nostro percorso. Quindi è importantissimo, in tutto questo mese, voi che avete ascoltato qua, mi ascolto in diretta, chiunque viene a conoscenza, come ho detto all'inizio, diventare un moltiplicatore di questa informazione affinché il popolo della famiglia venga vuotato, mettendo la croce sul simbolo, quel simbolo che vedete lì, perché nel momento in cui supereremo il 3% e entreremo in Parlamento potremo vivificare tutte queste proposte a supporto della famiglia, per il bene sociale comune. Con questo vi ringraziamo e vi auguriamo